Salve a tutti amici YouTube, benvenuti in un nuovo video tutorial. Quest'oggi sono Sette Topino e quest'oggi volevo farvi vedere come inserire delle voci scusate, al menu contestuale. Sarebbe il clic del destro in questo menu qua, no? Allora, noi andiamo sul link della descrizione. Andiamo sul nostro browser, in questo caso Firefox. Andiamo a scaricare questo programmino, benissimo, lo possiamo trovare benissimo dal web. Qua no, io non voglio salvare perché già ce l'ho, voi salvatelo. E abbiamo questa cartellina, questo formato RAR, tasto destro e stai qui. Abbiamo questa cartellina, doppio clic, abbiamo Context Menu Editor versione 1.1. Siccome questo programma funziona solo con Vista e 7, quindi tasto destro e segui come amministratore, accettiamo. Sì. Spunterà questa, ecco, è spuntata, se no faceva una brutta figura di quelle impressionanti. Questa finestrella qua. In questo caso io voglio mettere Camtasia Studio 7, quindi faccio vedere subito. Su Patch andiamo a cercare il programma. Ah già qua. Ecco, Camtasia Studio. Apri. Qua possiamo cambiare l'icona se non ci piace l'icona e qua possiamo cambiare il nome, per dire possiamo mettere Giuseppe Recording, ma che cavolo sto dicendo, Giuseppe Bass 7, e infatti qua spunta Giuseppe. Se noi andremo a cliccare si aprirà Camtasia. Stessa cosa se andrà a cliccare su Skype, che già l'ho, eccolo qua. Perfetto, ora io vado a rimettere Camtasia. Tutto unito era? No, scherziamo. Perfetto, ora però è rimasto la voce di Giuseppe. Noi andiamo su Remove, Giuseppe, clicchiamo col sinistro, tasto destro, Delete. Ecco qua, non c'è più. È perfetto ragazzi, questo programma è veramente molto utile per chi, diciamo, per dire, voglio tenere il mio desktop pulito, no? Alcuni programmi li tengo nella directory. Io le metto qui, così tipo devo giocare a Minecraft, clicco così, Minecraft. Voglio giocare a Combat, così, per fare delle cose molto più veloci, ragazzi. Poi dopodiché chiudete, ecco, tipo fa questo effetto a scomparsa, è molto carino. Ragazzi, link in descrizione, spero di esservi stato utile. Per qualsiasi cosa scrivetemi un commento. Spero che vi piaccia il video, grazie e alla prossima.